qui siamo all'entrata del Salar, controllo della polizia migratoria e tra noi sei c'è un americano, vogliono vedere il suo passaporto più che il nostro, il mio proprio non l'hanno neanche guardato e siamo qui in attesa. Questo è uno dei punti più famosi, ma mi diceva il nostro autista che non è dei più belli, dove si vede questo effetto dell'acqua che sale dalla profondità. È impressionante quanto è ampio il Salar, sono 12.000 km quadrati e il sale ha una profondità nel centro, è tipo un imbuto, una laguna, e nel centro sono 120 metri. Non so se si senta il rumore, il gorgoglio. Qui siamo con gli altri due ragazzi del nostro tour. Loro scenderanno in Cile mentre io tornerò indietro. In totale in 3 giorni saranno 1.000 km in jeep. E tutte le persone che vedete lì in fondo non sono impazzite, ma stanno facendo delle foto, diciamo, artistiche, le faremo anche noi, perché per il discorso della prospettiva e del bianco assoluto, non vi anticipo niente, li vedrete più avanti. E qui siamo arrivati al famoso simbolo della partenza della Dakar, se non sbaglio 2014, al limite mi correggerete. Qui ti fanno le fotografie di cui vi parlavo, pazze, per 1,50 euro foto. E adesso ovviamente andiamo alla caccia della nostra bandiera. Ah, l'ho identificata. E qui entriamo nell'unico e più vecchio albergo fatto completamente in sale. Wow, completamente in sale. E qui il nostro pranzetto nel primo hotel di sale in assoluto, i nostri amici e la nostra guida è autista, il nostro Abel. Non voglio essere ripetitivo, ma ragazzi, veramente a togliersi gli occhiali è un massacro e il tempo non è il massimo. Adesso siamo qui ancora all'hotel di sale e mi diceva adesso l'autista che aspettiamo un po' di più a andare verso l'isola, perché
è appena arrivato un gruppo e c'è troppa acqua e si fa fatica a procedere, quindi anche solo pochi minuti fanno la differenza con l'evaporazione che c'è. Speriamo comunque di riuscire a godercela. Wow, vediamo se riesco a catturare qualche fulmine. Guardate che differenza. Vamos, Abel. Si va, ragazzi. Wow ragazzi, ci siamo fermati mezz'ora per fare il video che avete appena visto e volare il drone e ho la pelle che è super secca. Il nostro grande Abel ha fatto un lavoro stupendo,
Ehi ragazzi, e adesso andiamo verso l'isola allagata, vedremo com'è. Altra tappa, la famosa Incahuasi, l'isola dove Inca sta per Inca, e Huasi ve lo metto poi nella descrizione che non mi ricordo. Casa forse, o posto dell'Inca. E calcolate che questi cactus crescono di 1 centimetro all'anno. E quello che vedete sullo sfondo è un pullman di linea, diciamo, che attraversa tutto il Salar fino al Cile. Penso che siano cose possibili soltanto in un posto come la Bolivia. Stiamo facendo un po' di foto in mezzo al sale, la nostra mitica guida e autista, Abel, il nostro mezzo, e qui c'è il mio treppiede. Guardate il sale.
panorama. E vi assicuro che nemmeno il deserto mi ha fatto questa impressione, come descriverlo, di solitudine. Chilometri e chilometri e chilometri con la stessa vista, lo stesso panorama. Però da fare, una volta nella vita bisogna provare qualcosa del genere, è veramente unico. Listos? Di sale anche la stanza, bello, mi piace. La faccio vedere. Bello, bello. Calcolando che siamo nel bel mezzo del nulla, cosa potevo aspettarmi di meglio? Wow. Sì, sono veramente soddisfatto. Non ho mai dormito in una stanza di sale. Però devo dire che ho sale dappertutto. Però che giornata emozionante. Adesso si scaricano i bagagli dal tetto della Jeep, beviamo un mate e poi ceniamo. Bene. A dopo, ragazzi. No, veramente, veramente carino come hotel. E qui c'è già apparecchiata la sala ristorante.